42 anni a fianco dello sport. Era il 7 maggio 1975 quando fu costituito il Panathlon di Sulmona con il compito di valorizzare le realtà locali. La mission è stata portata avanti con successo negli anni dal club sulmonese, che ha celebrato il 42esimo anniversario della fondazione con alcuni portacolori della città in campo nazionale. Nell'apposita conviviale all'hotel ristorante Meeting sono stati ospiti le discipline sportive del motociclismo, della kickboxing e del tiro con l'arco, che grazie ai propri atleti sostengono sacrifici per partecipare a competizioni extraregionali. Siamo tra i club italiani che hanno una storia così lunga e la facciamo in famiglia questa sera. Abbiamo avuto ospiti tre società di Sulmona che danno importanza anche alla nostra città e al nostro comprensorio stesso. Dopo i saluti del presidente del Panathlon di Sulmona, Luigi La Civita, e del consigliere nazionale Pierluigi Palmieri, spazio ai protagonisti dello sport. Per il tiro con l'arco, Claudio Perrotta, presidente della Sulmona Arcieri, ha messo in evidenza il ruolo di una realtà locale che riesce a raggiungere traguardi importanti. Siamo una società, piccola che sia, ma lavoriamo tantissimo e portiamo il nome Sulmona in tutta Italia. Abbiamo avuto riconoscimenti sia a livello regionale e qualcosina anche a livello nazionale. A proposito di appuntamenti nazionali, domenica prossima, 14 maggio, nel campo di gara allestito nello spazio della scuola di formazione degli agenti di polizia penitenziaria in località Fonte d'Amore, si svolgerà una prova del Gran Prix italiano riservata ad atleti di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, che è stata illustrata dal tecnico regionale Tito Paris. L'evento in sé è molto importante perché lascia spazio a degli atleti che purtroppo per questione di posti non entrano in nazionale. Comunque dopo i ragazzi della nazionale sono l'eccellenza e per cui è una gara prestigiosa. Qual è secondo lei il livello del tiro con l'arco nella regione Abruzzo? Sta crescendo, io sono anche il tecnico regionale dell'Abruzzo e posso dire che sta crescendo. L'unico problema è la carenza di materiale umano, diciamo, perché non sono pochi arcieri, però il livello si sta alzando notevolmente, anche grazie a Claudio che con i suoi sacrifici come presidente di una piccola società riesce ad avere dei buoni risultati e portare degli atleti per la regione validi, molto validi. Speriamo quest'anno di portare anche Claudio. Ecco, appunto, a livello di adesioni, di partecipazioni al tiro con l'arco nella città di Sulmona, siete soddisfatti o meno? Non tanto. Siamo contenti perché abbiamo un bel settore giovanile, ci sono dei ragazzi e delle ragazze molto interessanti. A livello, diciamo, senior siamo ancora pochi, a seconda delle previsioni che mi avevo fatto. Comunque si continua a lavorare, si continua a tirare, si continua a fare queste manifestazioni. Ricordo solo che il tiro con l'arco dagli 8 agli 80 anni lo possono praticare tutti, tanto è vero che alla gara nostra arriverà un signore che con i suoi 85 anni si farà la sua gara, Enrico Ranocchi da Roma. A testimoniare la passione per questo sport, la presenza dell'arciera Peligna Martina Paola Antonio di 15 anni come esempio verso i giovani che intendono avvicinarsi al tiro con l'arco. Applausi anche per la società di Nino Team di kickboxing. L'associazione della Nino Team si è costituita dal 95, dal 2007 che comunque riusciamo a salire sul podio, dal terzo classificato al primo classificato, dalla kick light al ring con la low kick. Gli atleti si cimentano tutti gli anni comunque in competizioni nazionali. E di questo ne sono veramente orgoglioso. Presenti le giovani promesse di questa disciplina, tra loro Federico Di Benedetto, reduce dalla medaglia d'argento nella low kick ai campionati italiani assoluti, Maurizio Presutti, Alessia Di Meo e Davide Di Nino. I prossimi appuntamenti che adesso vi attendono? Al momento le competizioni sono terminate, quelle istituzionali, ma sono rimaste solo competizioni di carattere private con i cosiddetti galà,
competizioni dove comunque gli atleti si sfidano sul ring a contatto pieno, e questo può essere fatto anche a livello nazionale. Quindi, siccome i miei ragazzi si allenano tutto l'anno, possiamo ben sperare di vederli combattere anche in estate. Presentato infine il pilota sulmonese Cristian Micocchero, che sotto lo sguardo attento di Corrado Tuzzi ha cominciato nello scorso fine settimana a Misano la sua nuova avventura nel trofeo Bridgestone. Sono riuscito, per come si era messo il weekend, per come era iniziato, a tirar fuori il meglio, a fare un bel quarto posto, e appunto ringrazio loro che mi hanno invitato qui questa sera. Sono venuto, diciamo, molto volentieri, abbiamo portato anche la moto con cui corriamo questa stagione 2017. Un quarto posto incoraggiante per il proseguo del campionato. Adesso dove ti vedremo di scena nel corso di questa stagione? E faremo chiaramente tutti i circuiti italiani, correremo a Imola, Monza, al Mugello, Misano. La prossima gara c'è al Mugello il 25 giugno, se ricordo bene, e il 12 andrò a provare a fare dei test per sistemare la moto e cercare anche lì di questa volta però fare il podio. E io ce la metto tutta, anche le persone che mi seguono, e anche più che altro il voler mio far bene e per gli sponsor che mi aiutano tutti gli anni e mi riconfermano sempre, ecco. Cristian, come ti sei avvicinato a questo sport, alla moto? Quando ero piccolo ho iniziato con le mini moto e poi piano piano ho fatto, diciamo, passo per passo, prima con la 125, poi col 600 e ora sono arrivato nella classe regina che è la 1000. Possiamo dire, grazie alla squadra che ti segue con costanza, si nota una crescita da parte tua, quindi dal punto di vista agonistico. Sì, tutto, diciamo, è grazie a Corrado, che comunque nella guida, lui da ex pilota, mi ha potuto, diciamo, dare molte dritte, e io sono cresciuto nella guida in quello. Poi andiamo a allenarci nel nostro kartodromo qui alle Marane con gli scooter, e anche quello è chiaro che più si gira in moto e meglio è, però anziché stare fermo, comunque l'occhio rimane comunque allenato con la velocità, eccetera. Quindi grazie a lui io sono migliorato tanto, e dopo ci ho messo anche un po' del mio e siamo arrivati fin qua, insomma. Al termine della serata, il governatore dell'area 7 Abruzzo Molise del Panathlon International, Rocco Franco Todini, si è congratulato con tutti i soci del club sulmonese per l'infaticabile lavoro portato avanti per ben 42 anni. Se le persone dell'epoca che hanno fondato questo club a Sulmona avessero ipotizzato che dopo 42 anni c'era tanta gente, io penso che veramente oggi applaudirebbe il presidente e ringrazierebbe tutti quanti per l'amore e la dedizione a questo club. Il messaggio che voglio dare è semplice, un messaggio da panatleta che noi perseguiamo sempre in continuazione, e cioè che noi pratichiamo e cerchiamo di trovare gli ideali dello sport. Noi non è che facciamo competizione o agonismo, e quindi gli ideali dello sport, e quando uno ha fatto sport nella vita, anche successivamente se li ritrova dentro, questi ideali, questi motivi e questa voglia di essere sportivi e di portare sempre con sé queste cose che lo sport ci ha insegnato. Ci auguriamo che sempre di più i giovani possano apprendere questa realtà, e che sempre più i giovani si possano avvicinare alle attività sportive e poi rimanere dentro loro quei messaggi fondamentali che lo sport ci dà. E questa sera sono ospiti tre discipline sportive che danno lustro alla città di Sulmona in campo nazionale. Questo fa parte proprio degli obiettivi del Panathlon. Certamente, infatti dicevo al presidente della Civita, che ringrazio per l'invito e per questa serata meravigliosa, mettere tre cose insieme di questa portata, che sono un onore e un orgoglio per la città di Sulmona, non è una cosa semplice. Veramente, come diceva lei, è un discorso bello, speriamo che poi riesca e che possiamo dare spazio giusto a queste persone che rappresentano queste tre discipline e che sono venute qui per festeggiare insieme ai loro campioni queste medaglie che tra l'altro si sono prese e hanno ottenuto facendo anche... C'è un campioncino giovanissimo che mi pare gli sia sfuggita la medaglia d'oro pochi giorni fa, quindi noi non possiamo far altro che metterci insieme a fare gli auguri e cercare di fare un in bocca al lupo per queste attività che sono
importanti e oserei dire anche diciamo di interesse della cittadina di Sulmona. È presente il governatore dell'area 7 del Panathlon che ha portato il suo saluto ai panatleti con l'intento appunto di diffondere questo messaggio importante che sono i valori dello sport. Sì, è fondamentale, non dobbiamo mai dimenticare che lo sport unisce, lo sport è un valore, lo sport è qualcosa di straordinario soprattutto per le giovani generazioni e il Panathlon di Sulmona sta facendo questo lavoro, un lavoro silenzioso ma sta andando molto bene, soprattutto da quando c'è stato questo nuovo direttivo, c'è aria nuova, c'è entusiasmo e quindi le persone si stanno avvicinando con entusiasmo alle nostre attività.